colazione. 1, 2, 3, 4. Ritornare sui passi già percorsi in un luogo con dei personaggi, in un'altra storia, in un altro film, non è stato facile per me, perché bisognava fare i conti con tante cose, però era proprio questo che mi attraeva. Mi attraeva il tema del passare del tempo, mi attraeva il tema anche doloroso del fatto che due importanti personaggi del film fossero morti, due amici come Piero Natoli e Ennio Fantastichini, e che tutti quanti quei personaggi dovessero confrontarsi col tema del tempo che passa. Era cosa? Ma di che anno? Tipo un secolo fa. La peculiarità di quel vecchio film e anche di questo è quello di intrecciare due romanzi familiari che hanno anche due toni diversi. Il tono, diciamo, tragicomico disperato della famiglia Mazzalupi. Ma questa non è una vacanza, è una missione, lo sai? E il tono dolente, malinconico, ironico e triste della famiglia Molino. Chi sono? Da una parte c'è Altiero, il figlio di Sandro, che organizza l'ultima vacanza del padre nell'isola a lui così cara, e dall'altra parte la figlia di Mazzalupi viene per sposarsi. Sono sempre momenti danti, no? Un ritratto dove appunto a sinistra c'è un funerale, si sta celebrando una specie di commiato della vita, e a destra c'è invece un banchetto nuziale. Tanta serenità e salute! Non volevo turbare la letizia di questo momento, ma quel rudere che avete abbattuto era importantissimo per la storia di questo paese. Gli invitati verranno tutti a sentire questo momento, non sarete neutrali, inerti, ma parteciperete. Ingegnere, vuoi dire una parola di che si parlo io, se no? Io dico che non è il caso di dividerci in questo giorno di letizia. Siamo tutti concittadini italiani, anzi invito tutti i presenti a fare un bel brindisi al nostro tricolore. Viva l'Italia! Questo è un film dialettico, dove si mettono in scena due modi di guardare la vita, due modi di stare al mondo, di parlare. E in questo modo c'è questo effetto, anche musicale, quelle voci e quelle altre voci, quel lessico e quell'altro lessico, quel ritmo e quell'altro, quei desideri e quegli altri. Aspetta. Ci saremmo rotti un attimino di questa dittatura del politicamente corretto, di voi professoroni radical chic. Ha detto radical chic? Dai Manolo, facci cantare!